prima la sala stampa, il servizio internet e il Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali, dal 2017 la Radio Vaticana e il CTV, tra un anno l'Osservatore Romano. La riorganizzazione del sistema informativo della Santa Sede, con l'integrazione dei diversi media nella Segreteria per la Comunicazione, è ormai avviata e dal 1 ottobre ha una sua paternità giuridica con l'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Dicastero. Il 22 settembre Papa Francesco lo ha consegnato al prefetto dell'SPC, Monsignor Dario Viganò, al segretario Monsignor Lucio Ruiz e al Consiglio del Dicastero. Come nella lettera motu proprio l'attuale contesto comunicativo, con la quale nel giugno del 2015 ha istituito la Segreteria per la Comunicazione, il Papa ha chiesto ai vertici del Dicastero di procedere sulla strada dell'integrazione e gestione unitaria dei diversi organismi, per rispondere allo scenario comunicativo della convergenza digitale e dell'interattività. Il prefetto dell'SPC, Monsignor Viganò, ci illustra i prossimi passi. È già da 20-25 anni che abbiamo assistito come le media company abbiano appunto avviato un processo di accorpamento. Questo per un dato molto semplice, cioè i profili identitari dei dispositivi mediali si fanno sempre più labili. Cos'è oggi la televisione? Cos'è oggi la radio? Cioè con una convergenza digitale non abbiamo più i dispositivi così fortemente riconoscibili e neppure più una modalità di fruizione tradizionale. Che cosa succederà? Non metteremo una radio accanto a una televisione, ma faremo una produzione multimediale da subito. Quindi avvieremo un content hub su cui stiamo lavorando, su cui stiamo anche sperimentando, stiamo cercando di capire qual è il flusso delle informazioni che dovrà essere stabilito, e questo content hub avrà come output, cioè come esito, un unico portale che sarà un portale fatto di immagini in movimento, quindi audiovisivi, di podcast radiofonici, Instagram, di testo, quindi diventerà un punto di riferimento appunto immediatamente multimediale. Tutto procede secondo i tempi stabiliti e così come sono stati condivisi con il Consiglio dei 9 Cardinali. E poi il fatto che il primo passo sperimentale sia venuto nella festa degli Arcangeli, questo fa sperare bene. Il 29 settembre, infatti, la Radio Vaticana e il Centro Televisivo Vaticano hanno celebrato insieme per la prima volta la festa di San Gabriele, patrono delle telecomunicazioni. Nella chiesa di Santa Maria la Traspontina, il vescovo Fernando Verghez Alzaga ha presieduto la messa, sottolineando il valore del servizio alla Santa Sede e l'importanza dell'umiltà, del rinunciare a gelosie e arrivismo. Poi, nella sede del Dicastero, sono state conferite alcune onorificenze a dipendenti dei due organismi. Sempre il 29 settembre l'SPC ha comunicato il tema della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Non temere, perché sono con te. Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo, che sarà celebrata il 28 maggio 2017. Ancora Monsignor Viganò. Credo sia importante all'interno di questa narrazione della società, che è una narrazione molto segnata e funestata da quelli che sono gli aspetti negativi, raccontare invece quanto di bene c'è, quanto bene uomini e donne che vivono normalmente la quotidianità sanno compiere nella famiglia, nel lavoro, nella relazione con gli amici, con i vicini. Quindi diciamo, io credo sia importante mostrare come la società si è innervata di bene, un bene concreto e un bene che ha la densità del volto, delle storie di uomini e di donne.